Allora Nini, la canzone che stai per sentire è un regalo fatto da un ragazzo che appunto mi segue. Poi a fine video ci sarà un aneddoto di cui vi parlerò e spero che riusciate ad arrivare a quel punto. Se per caso non vi piacesse la canzone, ma a me sinceramente piace, a voi non lo so, cercate di arrivare comunque all'aneddoto perché è importante per me e magari anche per voi. Quindi niente, questa è la canzone. Ciao Nini, benvenuti in questo nuovo video! Vedo il mondo pixelato, non ho visto mai l'altro lato. Per fortuna questo creeper l'ho ammazzato. Se no questo mondo mica lo cambiavo, così dico io. Esplodeva tutto, faccio a modo mio. Ciao a tutti Nini, esco per Firenze che ho trovato già un Dratini. Mica faccio come Surry, fap, che vicino all'Arno ho trovato Magikarp. Magikarp, Magikarp. Quanto è grande questa sete, ti spacco col macete. Ma lo faccio su Black Ops, mica come tutti questi bot che l'hanno pure hackerato. Senza moglie che su Minecraft ho trovato, salto anche il pranzo. Mi trovo col finocchio in mano insieme a Zanzo. Quel video metti play, mi faccio un selfie con l'iPhone 6. Ma hai capito cosa? Cosa? Non siamo noi, trovi Zesco il dildo rosa. Benvenuti su questo video, vieni che ti guido. Accendo queste luci, non parla a me, mi rivolgo a sbuci. 18 maggio inizia l'avventura, primo video pensa che paura. Mamma che ti rassicura, giura che ti starà accanto, pure se la strada è oscura. Minchia come vinco, oh mio Dio, ci ripenso. Perdo sempre come Slater, io nulla qui ha senso. Snitex brocca male, poro bambino mio. Inizia qui lo show, io non scappo come Snorlax Pokémon Go. All'erba mi rimetta arriva, Stefanino scappa, c'ha paura che lo butto via. Il fuck con il babbo, ho fatto un patto con me stesso. Perché qui è tutto ciò che ho messo, è tutto me ho messo Nini. Mi state vicini, voi alle fiere, ma scappiamo che Sasha tira queste sedie. E sembra così facile fare tutto questo. La cosa più importante è non perdere mai la voglia, non perdere mai ciò che si vuole davvero fare. Sei un sogno, punta a quello. Tu sarai pronta ad arrivarci, sempre. Ora che avete sentito la canzone, posso raccontarvi dell'aneddoto che c'è dietro, che diciamo che è il motivo per la quale ho fatto il video. Allora, questo ragazzo mi ha fatto questa canzone, però un anno fa, diciamo che io gli dissi qualcosa che l'ha spronato a continuare, diciamo, su questo lato appunto della musica. Ma quello che mi preme è dirvi l'aneddoto per sperare che magari possa servire a voi, ma anche sperare che non abbiate bisogno, perché se non avete bisogno vuol dire che già lo state, diciamo, mettendo in pratica e di conseguenza sarò felice già per voi. In pratica, questo ragazzo un anno fa mi chiese quanto valeva quel che facevo, ovviamente riferendosi a YouTube. Siccome YouTube, a dir la verità, è una realtà che oramai è praticamente parte di me, cioè oramai il 24 ore su 24 io sono YouTube, va bene? Edito video, monto video, penso a YouTube, penso ai video, penso alle copertine, parlo con YouTuber, esco con YouTuber, organizzo di andare a vivere con gli altri YouTuber, tutte cose riguardanti YouTube, ma non perché YouTube mi ha mangiato, perché devo lucrare, no, perché la realtà di YouTube sinceramente mi piace molto e mi piace quel che si va a creare con le altre persone grazie a YouTube e di conseguenza più tempo ci sto, meglio sto. L'aneddoto che dissi a lui, diciamo, quando mi chiese quanto valeva per me tutto questo, io diciamo, io gli risposi qualcosa che a lui è rimasto impresso e appunto gli ha fatto portare avanti le sue passioni fino a realizzare quel che voleva realizzare. Io gli dissi che come nella vita ci sono alti e bassi, ci sono sempre e sempre ci saranno. Però se qualcuno vuole una cosa, deve puntare a quella e realizzare ciò di cui ha bisogno o ciò che desidera. Questo in realtà era un aneddoto che io ho spiegato per YouTube, ma quando l'ho detto a lui era riferito a tutto. Questa cosa si può applicare al lavoro, alle relazioni, a un futuro, alla scuola, a qualunque cosa. Ripeto, vivendo di YouTube, io quando mi chiese questa cosa risposi così e lo penso tuttora, perché se tu vuoi qualcosa, ma non credi veramente in quel che stai facendo, non ci punti veramente con tutto te stesso, o hai culo, o non realizzerai ciò di cui hai bisogno o ciò che desideri. Se la vita, ragazzi, vi dà un'occasione per abbattervi, ma che possa andare dalla più stupida delle cose alla più brutta delle cose, alla più difficile da superare,
se la vita vi dà questo, voi dovete mettercela tutta per guardare comunque in alto, rialzarvi e prendere il volo verso quel che volete realizzare. So che sembra una frase da film, so che sembra una bambinata, ma è così, ragazzi, è così. Se una persona non si impegna a realizzare quel che vuole, sarà veramente difficile realizzarlo. E di conseguenza, appunto, questo ragazzo, alle mie parole, ha realizzato veramente ciò che voleva, e a questo Romix è venuto a ringraziarmi. Ma per me è un onore, cioè è un piacere potervi aiutare. Io, ragazzi, a parlare per me, ho puntato in alto, comunque sia la gente che mi offende, la gente che mi dà del bustato, quel che cazzo vi pare a voi, però fondamentalmente io sono qua e è un anno e mezzo che do tutto me stesso 24 ore su 24 a YouTube, quindi non sono una persona che, diciamo, se ne frega il cazzo e sta ottenendo quel che vuole. Magari ottiene quel che vuole, però è vero anche che ci sta non perdendo, però ci sta mettendo anima, corpo e cuore. E quel che volevo, quel che sognavo, quel che desideravo da YouTube, io già l'ho ottenuto. Io dissi che iniziavo a fare video per rendere felici le persone, per cercare di aiutarle, per cercare di farle staccare da 10 minuti dalla vita che le sta opprimendo, per provare a farle star bene. E siccome tante persone, ragazzi, ci sono tante persone che mi offendono, ma ci sono altrettante, anzi tante di più, persone che mi scrivono che le ho aiutate, che mi ringraziano, che mi vogliono bene, e tutto questo, ragazzi, è quello che io sognavo di poter fare su YouTube. Quindi quel che io ho sognato, ho puntato su YouTube, ovviamente ho realizzato. Come già sappiamo tutti, si può puntare sempre più in alto. Quindi ovviamente se a oggi questo, diciamo, benessere per la gente è, diciamo, è sparso, diciamo, è rivolto a 176.000 persone oggi, uno può puntare un giorno arrivare a far contento 1 milione di persone, 10 milioni, 100 miliardi, insomma, un modo uno lo trova di puntare sempre più in alto. Quindi ovviamente sì, sono arrivato a quel che sognavo, ma spero di poter arrivare sempre un gradino più in alto. YouTube, ovviamente, come già dissi, tutto quello che mi porterà sarà ben accetto. Ovviamente YouTube può portare tante cose, un futuro più roseo, può portare aiuti economici, può portare magari conoscenze che ti aiuteranno in futuro, quindi tutto ciò che verrà da YouTube è ben accetto. E sarei ipocrita a dire di no, sarei ipocrita e bugiardo a dire che rifiuto, anzi che magari cerco di usare quel che ho o quel che YouTube porta per fare il Robin Hood della situazione, quando poi so benissimo che non è vero. Quindi diciamo che quel che volevo da YouTube l'ho ottenuto. Se otterrò qualcos'altro da YouTube, ben venga, però quel che vuole YouTube l'ho ottenuto. Questo video in pratica era per dirvi, ragazzi, che non ci si deve mai arrendere, ma questo lo sapete già, ho fatto anche un video Never Give Up con l'hashtag, quindi penso sia palese. Era questo un esempio, volevo darvi altri aneddoti, volevo spiegarvi la mia situazione, volevo spiegarvi quel che io ho ottenuto con questa filosofia di vita. Spero che possa, diciamo, servire anche a voi una cosa del genere. E niente, ragazzi, scusate se il video lagga un po', ragazzi, sto vedendo adesso la registrazione della webcam, cioè vedo la webcam in live e vedo che ogni tanto un pochino scatta. Unlucky. Mi ero, ragazzi, dimenticato di ringraziare il nostro mitico Blyde che mi ha fatto questa canzone, e in descrizione troverete qualcosa che, diciamo, porta a lui, se me lo ricordo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao Nini.